Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, interviene in merito alla denuncia del sindacato autonomo degli infermieri Nursing riguardo ai pazienti che all'ospedale San Jacopo di Pistoia avrebbero dovuto attendere anche 40 ore sulla barella in pronto soccorso prima di essere ricoverati in reparto. Non va bene, anche tramite il nostro social della salute, il nostro assessore, stiamo chiedendo chiarimenti. C'è da dire però che sono veramente sotto assedio e gli operatori stanno facendo veramente uno sforzo incredibile nel pronto soccorso in tutti i reparti Covid. Credo che dai medici e l'infermiere alle ossa abbiano dato il massimo, quindi se ci sono problemi sta nell'organizzazione, sta nella mancanza di personale ed è il momento di porre rimedio perché probabilmente questa situazione non finirà presto. E riguardo alle code e agli assembramenti all'ingresso del centro vaccinale della cattedrale dell'area ex Breda, il sindaco ha detto che Sì, lì c'è stato un malfunzionamento, ci ha spiegato l'ASL dei sistemi e quindi che ha creato un ritardo. Purtroppo è coinciso anche con giornate in cui la temperatura è molto abbassata, ha costretto le persone non solo di star fuori ma al freddo. Anche su questo abbiamo proprio in queste ore non solo chiesto chiarimenti ma spronato l'ASL anche a creare delle condizioni per cui ci sia un minimo di accoglienza e chiarezza anche con le persone che sono in attesa fuori.